Ehi tu, vuoi supportare il canale? Fai acquisti nello shop di Fortnite usando il codice di supporto a un creatore, Marsec, scritto come il nome del canale. Così facendo, puoi supportarmi facendo acquisti nello shop senza nemmeno accorgertene. A te non ti sarà tolto nulla, però supporterai il canale. Grazie in anticipo e buona visione. Bella ragazzi, qui Marsec e bentornati al mio canale. Oggi signori siamo tornati qui con un nuovo video per quanto riguarda la sensibilità di Fortnite. Oggi vi spiegherò più o meno tutto quello che c'è da sapere per quanto riguarda la sensibilità di Fortnite. Vi invito subito a condividere il video a tutti i vostri amici che vogliono sapere come funziona la sensibilità, come trovare la sensibilità giusta, insomma tutte queste cose qui. La sensibilità da qualche aggiornamento appunto è cambiata, nel senso abbiamo tre tipi di sensibilità. Quella normale che appunto mentre camminiamo, corriamo e ci giriamo vediamo un tipo di sensibilità. C'è la sensibilità della mira, che c'è da sapere qualcosina anche su quello, e la sensibilità di costruzione. Quindi sono tre sensibilità diverse. Come trovare la propria sensibilità? Non c'è un modo preciso, perché alla fine la sensibilità è una cosa soggettiva. Cosa significa? Vuol dire che è una cosa che deve andare bene a voi. Vi ci dovete trovare bene voi, dovete appunto trovare voi un punto d'accordo con la sensibilità e voi stessi. Nel senso, se io metto una sensibilità altissima, dopo un po' capisco che smiro, dico no, non va bene, cioè non andiamo proprio d'accordo così. Io solitamente consiglio la sensibilità tra il 7 e l'8, che è appunto la via di mezzo tra una bassa e un'alta. Io attualmente uso la 9, ovvero 0,9 sul gioco, ed è già abbastanza alta rispetto alla 8. Quindi vi consiglio di passare alla 9 o di più, solamente una volta che siete abituati con una un po' più bassa. Quindi trovare la sensibilità è una cosa vostra, dovete capire voi quale usare. Posso al massimo consigliarvi tra il 7, 7,5, 8 massimo. Magari siete persone che avete iniziato a giocare da poco questo gioco, quella lì è la sensibilità secondo me più adatta, soprattutto per avere un tempo di reazione maggiore a una sensibilità bassa per quando voi andate a costruire. Immediatamente se sentite un colpo dietro la schiena, con la 5 fate un po' fatica a girarvi subito e mettere il muro, magari prendete due colpi nel mentre vi girate. Invece con la 8 potete prendere anche un colpo, tralasciando i laseroni che appunto vi scaricano tre colpi, gli entrano tutti, vabbè. Però in media, già appena sentite un colpo, attivate le costruzioni e vi girate subito con una 8 o una 7. Invece con una 5 o una 4, oddio, fate un po' fatica. Al tempo che vi girate vi prendete più di un colpo alla schiena. Quindi è per questo che consiglio dalla 7 alla 8. Per quanto riguarda la mira, e qui è ancora più un dato di fatto vostro trovare la sensibilità per la mira, perché ci sono tanti fattori, da chi usa i control freak, da chi non li usa e appunto chi vuole mirare bene gente da lontano, nel senso è più difficile prendere i bersagli ad esempio su un deltaplano in volo da lontano, tenere la mira fissa con una sensibilità alta. Io ce l'ho a 0,55, la tenevo a 0,65 fino a quando non toccarono sempre la sensibilità ogni fottuto aggiornamento. Uso i control freak, quindi chi non li usa da 0,55 potrebbe passare già a 0,25-0,30. Invece che contro freak tendi a spostare di meno il pollice sull'analogico, eviti di fare movimenti ampi, eviti di smirare con il contro freak, perché avendo il pollice più alto sull'analogico, per quanto riguarda i possessori di console, tendi a fare i movimenti un po' più chiusi, diciamo, non aperti, che mandate l'analogico a fanculo del pad e allora lì smirate. Per quanto riguarda, vabbè, il mouse, quello lì dovete capire voi, perché signori io gioco su console, però per il mouse poi alla fine esistono anche dei giochi esterni a Fortnite che vi aiutano con la mira. Ad esempio quello che avevo citato in un video fatto mesi fa è I'm Hero, che è un gioco a pagamento di Steam. Però già col controller ci sono diversi fattori, chi usa i control freak e chi non li usa. Quindi io che li uso la tengo 0,55, può essere alta per alcuni, però riesco a controllare bene la mira da lontano e appunto a cercare di sbagliare meno colpi possibili. Invece chi non li usa solitamente la tiene ancora più bassa di 0,55. Quindi dovete vedere voi quando mirate quanto deve andare veloce il reticolo in mezzo allo schermo, la X con il puntino. Quindi anche lì dovete fare delle prove voi e trovare quella giusta, vedere un po' se non sbalza troppo quando iniziate a mirare, quando togliete la mira, perché vi ricordo che quando mirate è un po' più lenta rispetto a quando non mirate. Quindi se dovete fare sbalzi di sensibilità, tipo ad esempio col pompa che solitamente fate un quick, ovvero
Mirate, sparate subito dietro la mira, senza tenere la mira del pompa sempre, tra virgolette, attiva. C'è uno sbalzo di sensibilità poi quando ritornate ad avere l'arma in mano senza mirare. Quindi anche questi fattori qui bisogna vedere. Perché è un conto se uno va in giro col mirino sempre puntato, cioè non mi pare il caso di far così. È un conto, appunto, c'è chi col pompa fa un piccolo quick, che ovvero mira, spara, toglie subito la mira. E quindi togliendo la mira magari tende poi a girarsi di 180 gradi così a caso, perché magari è troppo veloce la sensibilità appena toglie quella della mira che era lentissima. Quindi dovete vedere anche questo qui. Quindi fate le prove mirando e quando non mirate, un po' se c'è uno sbalzo grande di sensibilità tra quella normale e quella di mira, e fate delle prove appunto anche a controllarla, se tipo ci sono bersagli piccoli da lontano, se riuscite a tenergli testa, a trackerarli bene, tipo ad esempio quelli col deltaplano da media o lontana distanza. Ovviamente poi quelli col deltaplano lontani che svolazzano che dovete prendere, usate il mirino chiuso, quando si chiude appunto le quattro tacchette al puntino, perché almeno avete più possibilità che vi entri il colpo. Per quanto riguarda la sensibilità delle costruzioni, da qualche aggiornamento abbiamo visto che è stata introdotta questa nuova sensibilità. Questa nuova sensibilità ci permette appunto di avere una sensibilità diversa da quella di combattimento. Combattimento vuol dire quando noi tipo corriamo per i prati senza mirare, senza aprire costruzioni, nulla, camminiamo normale, giochiamo normale, insomma. Io personalmente non voglio tenerla più alta di quella di combattimento, la sensibilità costruzione, ma voglio tenerla equilibrata, perché se io tipo attivo le costruzioni e le tolgo subito immediatamente in quell'istante, perché magari ho sbagliato, magari ho messo un muro e lo voglio subito togliere e ritornare al pompa, e c'è uno sbalzo di sensibilità, mi ritrovo girato di 180 gradi così, non mi ritrovo più dove sono. Quindi secondo me è meglio avere uguale alla sensibilità di combattimento. Poi è una cosa soggettiva, è una cosa che deve andare bene a voi. C'è chi usa 2 con costruzione, chi usa 8 per combattimento, per farvi capire. Poi questione di abitudine. Poi se volete trovare la sensibilità di costruzione pari a quella di combattimento, o più o meno simile, che si avvicina, perché volete fare come me che la volete più o meno uguale tra di loro, andate in parco giochi, girate su di voi, mentre girate attivate anche le costruzioni. Se vedete che va più veloce con le costruzioni, allora diminuite un po' la sensibilità. Se vedete che va più lenta, allora l'aumentate. Cercate di avere più o meno lo stesso giro, sia di combattimento sia di costruzione. Continuate a girare, mettete le costruzioni, le togliete, mettete le costruzioni, le togliete, cioè mettete il foglio in mano, togliete, poi massimo vi lascio una clip qui sotto. Fino a quando non trovate quella che sono simili tra loro. Se poi vabbè volete usarla diversa per costruzione, lì dovete abituarvi voi a padroneggiare bene la mira di costruzione e la mira di combattimento. Se volete una sensibilità diversa per quanto riguarda quella di costruzione e quella di combattimento, dovete essere voi a capire bene e padroneggiare bene quella di costruzione, perché è molto più veloce rispetto a quella di combattimento. Solitamente si tiene più alta quella di costruzione, non si tiene più bassa, altrimenti non ha senso. Quindi dovete fare attenzione quando passate dalla costruzione al combattimento, ovvero dalle costruzioni alle armi, che non vi sbalza, perché avendo quella di costruzione tipo a 1,50 ad esempio, che è più alta della 9, è un esempio, è ovvio che togliendo le costruzioni passando a pompa vi sentite un attimo più rigidi in quel momento, non siete veloci. Più che altro per fare tipo le rotazioni precise con una 1,50, quando siete abituati tutta la partita a rimanere sulla 9 con un'arma in mano, in quel momento che magari vi sparano e attivate le costruzioni, la sensibilità si alza se l'avete più alta, e quindi va a finire che mettete il muro dalla parte opposta e non dalla parte dove volete metterlo, perché magari in quel momento fate uno scatto e mandate tutto a puttane perché avete una sensibilità diversa da quella che state usando in quel momento con un'arma in mano. Poi io consiglio di tenerla, secondo me, uguale a entrambi, costruzione e combattimento. Però tutta la sensibilità in generale è una cosa soggettiva, una cosa personale, è una cosa che dovete vedere voi. Questi qui sono soltanto consigli, se magari volete, tra virgolette, copiarmi, eccetera, o capire le loro funzionalità. Però alla fine è questo, dovete vedere voi. Massimo, se volete scrivetemi qui sotto nei commenti la vostra sensibilità, così che magari qualcuno dice: oh wow, questo qui c'ha la sensibilità più o meno uguale alla mia, però voglio provare la sua perché magari è migliore e si abitua con una vostra sensibilità. Quindi scrivete qui sotto nei commenti, mi raccomando, tutti quanti la vostra sensibilità di combattimento, mira e costruzione. E ovviamente se usate il pad oppure il mouse. Se usate il mouse scrivete anche i vostri DPI, così che chi vuole prendere spunto ha tutte le vostre informazioni. Per dire, io spero che questo video vi sia stato utile, vi sia piaciuto. Se così fosse, invito a lasciarmi un mi piace, mi raccomando, ci conto tanto il vostro pollice in su. Scrivete nei commenti appunto quello che vi ho chiesto, la vostra sensibilità, seguendo i requisiti, ovvero combattimento, mira, costruzione, se avete il mouse, anche DPI, se avete il pad, niente, ma massimo scrivete se avete i control freak oppure no, che sono dei rialzi che vanno messi sui joystick, insomma, che alla fine fa la differenza, secondo me. Io l'ho sempre usato su tutti i giochi, secondo me fa la differenza. Che dire, condividete il video con tutti i vostri amici, passate tutti i social in descrizione, andate al gruppo più grande d'Italia di Fortnite di Facebook qui sotto in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video, bella!